Dacia Maraini qui alla Città del Libro 2011 con il suo Sulla Mafia, che inizia con delle domande importantissime. Cos'è la mafia? È un'invenzione? Perché? Beh, no, la mafia non è un'invenzione, però è stata per molto tempo un tabù linguistico. Adesso non lo è più e questo è già un passo avanti. Però, come diceva Falcone, la mafia è nata e può morire, non è che sia eterna e che non si possa prescindere. Quindi noi dobbiamo fare in modo che muoia. In tutto questo l'informazione che ruolo ha? Grandissima. Direi oltre all'informazione l'educazione. L'educazione nelle scuole primarie proprio. Cominciare da piccoli a far capire qual è la società di diritto e che i cittadini hanno dei diritti e dei doveri e che ci sono le leggi che vanno rispettate e che uno non deve pretendere di avere più diritti perché è più forte o più ricco. Ecco, secondo lei quello che è il terreno di internet, della rete, che abbiamo visto ha rappresentato davvero la piattaforma, ad esempio in Oriente, dove creare mobilitazione, è importante che anche questi messaggi vengano trasmessi su questo campo? Molto importante, certo, molto importante, e la rete secondo me fa molto. Può agire male la rete, come tutti i mezzi di comunicazione, può essere usato male, però se usato bene è un grande diffusore di cultura e di crescita, perché poi tutti si sentono partecipi nella rete, non è una cosa passiva, uno è dentro perché lo vuole essere e quindi è uno strumento di crescita. Uno dei temi nevralgici che lei affronta nel suo libro è anche quella che è la commistione, no, tra politica e mafia, c'è tuttora? Come più che mai, purtroppo c'è, soprattutto più che la politica direttamente, il sistema del denaro che poi ha grandi rapporti con la politica, quindi diventa anche politica. In tutto questo una giustizia che ha i tempi troppo lunghi. Sì, quella è la forma più grave, cioè il difetto più grave della nostra giustizia è proprio quello dei tempi, perché una giustizia ai tempi così lunghi diventa ingiustizia automaticamente.